Benvenuti in questo nuovissimo filmato dopo una settimana che non pubblicavo video, ma sempre e comunque chi rimane al corrente con aggiornamenti, chi mi segue nelle stories e nei miei social che sono svariati e chi ancora non lo fa, mi raccomando seguitemi perché magari se capita, come in questo caso abbastanza raramente, ma a volte capita che la mia routine, la mia vita ha tanti cambiamenti e tra cui che non riesco a portare avanti. Raramente, perché cerco in tutti i modi di essere fedele alla programmazione che ho stabilito di eseguire sul mio canale, ossia i 5 video settimanali dal lunedì al venerdì alle 20:30. Ma a volte capita che la vita mi mette avanti un po' di impegni, un po' di imprevisti, tutti positivi e bellissimi sono stati, che non mi hanno permesso di essere online con voi in maniera programmazione standard. Infatti state vedendo, ok, il video oggi di venerdì alle 20:30, ma sempre e comunque chi mi segue su tutti i miei social e appunto ribadisco, se non lo fate e se avete piacere seguitemi perché lì nei social, come capita anche qui nei post alla sezione, mi sembra sì, alla sezione community, qui su YouTube c'è una sezione dove puoi scrivere dei post. Vi ho aggiornato dicendo che ci sarebbero stati un po' di cambiamenti, un po' di assenza di video e non per questo appunto sia su Instagram, su Facebook, nella mia pagina social, no, non l'ho messo come post, però vi ho aggiornato principalmente su Instagram, qui nei post di YouTube, quindi ovunque mi trovate TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, MuluMakeup97, seguitemi everywhere che io vi aspetto e anche perché lì appunto vi do informazioni di servizio, sempre e comunque ripeto, chi mi ha seguito sapeva perfettamente che c'erano assenza di video per determinati motivi che non sto qui a dirvi perché sarebbero troppo lunghi, niente di grave, tutte cose bellissime che mi hanno impedito di essere con voi, ma solo ed esclusivamente per questa settimana vedrete appunto oggi questo video alle 20:30 di venerdì, lo state vedendo. Poi ci vediamo domani che è sabato e dopodomani che è domenica, quindi solo per questa settimana, per recuperare del fatto che sono mancati i video da quasi una settimana abbondante. Ho detto attacco questi 3 giorni, ma sappiate che poi la mia routine e programmazione rimane sempre la stessa. Quindi, passata la domenica, ricominciamo dal lunedì al venerdì 20:30 e così via. Sperando, incrocio le dita, che non mi risuccede qualcosa, impegni, cose del genere, che non mi permettono di essere online con voi. Ma cerco come sempre di organizzarmi anche le animazioni video che se in caso mi succede qualcosa o non riesco a registrare i filmati, li ho già pronti e ugualmente voi alle 20:30 da lunedì, ripeto al venerdì, vedete questi fantomatici 5 video. Comunque, tralasciando tutta questa tiritera, eccomi qui, sono tornata, sono felicissima di essere ritornata, vi giuro mi mancava tanto, ma ho avuto un po' di, diciamo, cambi di rotta per quanto riguarda la routine e niente, alla fin fine non sono riuscita ad organizzarmi, o meglio, avevo determinati video per tot giorni, gli altri invece mi sono rimasti scoperti, per farvela in breve, ma fatto sta, ok, ho fatto un po' il punto della situazione anche qua tramite filmato YouTube, anche se, ripeto, per la 150esima volta, chi mi segue in tutto sapeva perfettamente questo cambio di rotta. Per questa ed esclusivamente solo, sottolineo, questa settimana. In tutti questi cambi di rotta ci sono state un sacco di cose belle, tra cui capita molto spesso che insieme al mio fidanzato e la mia famiglia, insomma, tutti e cinque, andiamo alle fiere del fumetto. Siamo stati sempre e comunque, ripeto, chi mi segue nei social lo sa perfettamente, nelle stories condivido quando andiamo. Siamo soliti appunto visitare e partecipare a Romix tutti gli anni qua da me. Cioè qua da me, qua da noi a Roma, più che da me, vabbè, dico qua da me perché io abito a Roma, però qua da noi a Roma c'è Romix, poi ce ne sono tante altre, siamo soliti anche andare spesso a quella lì di Lucca, siamo stati a quella dell'Umbriacon, al Cartoomix, comunque il mio fidanzato in primis, essendo appassionato di questo settore, e anche noi quattro, tutto sommato ci piace il mondo, diciamo, dedicato ai Funko, al fumetto, è sempre bello partecipare a queste cose, quindi si unisce l'utile col dilettevole. Il fidanzato, essendo appassionato di questi settori, che colleziona carte Pokémon, il mondo degli anime, è un nerd a 360, essendo la sua fidanzata, ovviamente lo segue nelle sue passioni, ma anche perché anche insieme a tante altre passioni che io ho, c'è la passione di collezionare, come ben sapete, i Funko Pop dedicati al mondo Disney e anche non, o meglio, qualche piccola eccezione. Quindi, quando lui propone, diciamo, queste gite, tutti quanti noi insieme andiamo e appunto a distanza di tanti anni, sapete, io sono con lui da 10 anni e passa, vabbè, 10 anni e qualche mese per farvela proprio precisa precisa. Ed è capitato che molto spesso siamo stati a tante di queste fiere del fumetto.
appunto la novità che in tutti questi giorni un po' di tram tram siamo andati per la prima volta al Comic Con, che è la fiera dopo Lucca Comics più famosa in Italia ed è quella che si svolge a Napoli. Come ben sappiamo, chi segue questo mondo sa perfettamente che sia a Lucca che al Comic Con ci sono delle esclusive per quanto riguarda lo stand Funko Pop, c'è cioè proprio lo stand dedicato alla Funko Pop. Cioè, appunto, o meglio, ci sono, barra c'è perché sono più di una, delle esclusive che puoi trovare solo ad eventi come Lucca Comics e come il Comic Con. E io chi potevo non essere per, appunto, essere stati la prima volta al Comic Con, chi potevo essere io per perdermi una delle tante esclusive che hanno lanciato bollinata sui Funko Pop Comic Con, ed eccomi qua. Infatti questo video è un po' al di fuori delle tematiche solite, ma mi piaceva condividere, è un modo per raccontarvi un po'. Siamo stati il secondo giorno di fiera, che era il 26 di aprile, quindi dopo il 25, che era il giorno di festa della Liberazione. Siamo andati e tornati, abbiamo fatto una toccata e fuga di qualche ora, tanto comunque da Roma a Napoli sono quelle 2 ore e mezza. Quindi va benissimo così. E sono riuscita ad accaparrarmi il Funko bollinato Comic Con 2024. Contentissima perché oltre ad essere il Funko della prima volta che vado al Comic Con, è anche un'esclusiva Disney, quindi che ve lo dica a fare. Come ben sapete, sempre e comunque, chi mi segue sul canale, ho portato quest'anno, visto che era la terza volta che andavamo a Lucca Comics, ho portato dei vlog. Sempre comunque chi mi ha seguito a novembre avrà visto tutto, tutta la nostra, diciamo, vacanza tra Lucca Comics e poi c'è stato il compleanno di mio papà. Vabbè, vi lascio tutti i riferimenti qui nelle schede informative. Anche a Lucca Comics di quest'anno, vabbè, 2023, a ridosso che poi scattava a dicembre, diciamo di quest'anno, tra virgolette, per modo di dire. C'era anche lì una bella esclusiva Disney, ma siccome la gente era tantissima, non che al comico non lo era, infatti ho avuto, perdonatemi il linguaggio, una botta di culo tremenda a sto giro. Visto che a Lucca mi è andata male, che quando sono arrivata allo stand Funko, che c'era anche lì, c'era un'esclusiva che mi piaceva, non l'ho mai trovata perché è finita, mi è finita proprio davanti agli occhi. L'ultimo pezzo me se l'è preso un ragazzo davanti, ho detto qua al Comic Con, sapendo che avevano delle esclusive ed era la prima volta che ci andavamo, ho detto devo riuscire in tutti i modi ad accaparrarmi l'esclusiva che voglio, bollinata, e ci sono riuscita, dai. A Lucca non sono riuscita, qui al Comic Con sono riuscita, che poi fatalità sempre inerente lo stesso personaggio, in posa diversa, ma il personaggio è quello. Fatto sta, è stato il mio unico acquisto al Comic Con, ed eccolo qua, fatto allo store appunto della Funko Pop. E 1, 2, 3, ta-da! Ebbene sì, mi sono riuscita ad accaparrare anche alla Lucca Comics. C'era l'esclusiva di Nightmare Before Christmas di Jack Skellington, però non era fatto così, era fatto un po' diverso. Aspettate che vi recupero la foto così ve lo faccio vedere. Prendo un attimo il telefono, aspettate. Ok, ho recuperato tutte le esclusive, tra cui appunto quella lì che io volevo, che non sono riuscita a Lucca Comics, però ho visto che su Vinted la vendono, quindi non è detto che la recupero assolutamente. Ed era sempre Jack Skellington col bollino sopra, questo, ed era Glow in the Dark ed era bellissimo, proprio stile Halloween, visto che appunto il Lucca Comics è stato a ridosso del ponte di Halloween, il ponte appunto, diciamo, dei defunti, il 1° novembre, così. Ed era questa qui. Non sono riuscita, quando ho visto che il mio fidanzato mi ha detto dai, cerchiamo che riesci ad accaparrarti perlomeno qual comico sto Jack Skellington col bollino Comico Napoli 2024 Limited Edition, cerchiamo di fartelo accaparare visto che a Lucca hai un bel po' rosicato. Infatti sì, ho rosicato, ma non è detto, ripeto, lo stanno vendendo in tantissimo, ormai a un prezzo pure tutto sommato accessibile. Non è detto che non lo recupererò perché mi piaceva avere un bel Funko anche bollinato, perché oltre ad essere Funko da collezione sono anche Funko, diciamo, souvenir, diciamo così. Visto che queste fiere hanno ste esclusive, purtroppo Romix e le altre a cui abbiamo partecipato non ce l'hanno. Al momento solo il Comic Con e Lucca ha queste esclusive allo stand Funko, Funko, no, forse si dice Funko, vabbè, io lo dico italianizzato, Funko Pop, ma in realtà si dice Funko Pop. Ok, e quindi sono stata contentissima che sono riuscita ad accaparrarmelo questo qui, che entra di diritto. Collezione mia e di Selvi di tutti i nostri Funko Pop dedicati alla Disney e anche qualcosa al di fuori della Disney. Levo la custodia perché, come ben sapete, io e Selvi li teniamo tutti quanti con il protector. È un modo per tenerli appunto protetti. È un modo anche per tenerli in ordine e anche per spolverarli è più comodo e si mantengono appunto perché il protector protegge. Che novità, cioè guardate che bello col bollino,
Comico Napoli Limited Edition 2024 e poi anche un altro bollino e bollina due volte Fugo Specially Serious Exclusive. Cioè, adoro, bellissimo. Poi, vabbè, sapete, io amo tanto come, diciamo, regista Tim Burton, mi piace parecchio, ma in particolar modo mi piacciono le sue opere tipo Nightmare Before Christmas, è stupendo. E sono contenta che almeno questo, visto che a Lucca non è andata, almeno al Comic-Con è tornata a casa con me. E voilà. E questo è stato l'unico acquistino che ho fatto ed era l'unico a cui tenevo veramente prendere, visto che è stato questo acquistino, souvenir, diciamolo così, per la prima volta che sono stata, bara, siamo stati tutti quanti al Comic-Con. Aspettate che ve lo apro così ve lo faccio vedere. Spero, ripeto, di recuperare anche quello lì di Lucca, visto che vi giuro, una rosicata che voi non potete capire, anche in Lucca è sempre una manifestazione pienissima di gente, c'è cioè da fare le file in ogni dove. Ma vedersi vendere il Funko che tu vuoi, bollinato esclusivo, aspettate che non riesco ad aprirlo. Vederselo vendere davanti agli occhi mi ha fatto rosicare di più. Infatti, quando ho saputo di questa esclusiva, ho detto no, non rifarò la seconda, devo averlo e deve tornare perlomeno questo a casa con me. E meno male, qualcuno mi ci ha messo a, praticamente come si dice qua a Roma, qualcuno te ci ha messo il dito sopra, nel senso che qui a Roma si dice questa cosa. Ti ha messo il dito sopra qualcuno, nel senso che qualcuno dei tuoi cari che non ci sono più ti ha aiutato in questa impresa per tradurvela italianizzata. Ed eccolo qui il mio Jack Skellington, cioè bellissimo. Poi anche la basettina che adesso vi faccio vedere. Che poi questo Funko esiste anche al di fuori del non bollinato di Comic-Con. E averli con quei due bollini particolari, in particolar modo col bollino che poi mi ricorda che sono stata al Comico Souvenir Style, mi piaceva ancora di più. Ed eccolo qua, che carino! Sono troppo contenta. Insieme poi c'era anche l'esclusiva di Io di Winnie the Pooh, l'esclusiva di un personaggio di One Piece. Sempre parlo del Comic-Con. E l'esclusiva adesso non mi ricordo. Oddio, ragazzi. Aspettate che recupero la schermata. Perché allora vi ho fatto vedere fino ad. Aspettate, metto il Funko qua. Non vorrei che mi cade. Perché allora, queste erano tutte le esclusive che c'erano a Lucca Comics. E questa mi è sfuggita, ma la recupererò assolutamente. Adesso invece vi recupero tutte le esclusive che c'erano per quanto riguarda i bollinati di questo Comic-Con. Eccoli qua, questi erano gli esclusivi Funko bollinati Comic-Con 2024. Che bello vederlo e sapere che questo è diventato nelle mie mani. Sono troppo contenta. E niente, ragazzi, quindi aspettate che a sua volta ricompongo un po' il tutto. Perfetto, l'ho rimballato. Aspettate che ve lo metto così, perché sennò col fatto che ho rimesso il protector, vedete, vi fa riflesso. E nulla, ragazzi, diciamo questo video possiamo chiamarlo Unboxing Comico 2024, racconti di vita, tra virgolette, disavventure, fortune, sfortune, non lo so. Mi faceva comunque sia piacere mostrarvelo e condividerlo con voi. Poi prossimamente, insieme a tante idee video che avrei e che non so se riesco a sviluppare, sempre sta fantomatica idea video di volervi registrare tutta la collezione che con Selvi abbiamo dei nostri Funko Pop, non solamente quella Disney, anche quelli al di fuori Disney, diciamo quelli che abbiamo chiuso un occhio pur di averli, perché principalmente noi collezioniamo quelli Disney e quelli del nostro amatissimo Michael Jackson, ma ci sono poi cose un po' al di fuori che escono che dici vabbè, mi piace, lo prendo ugualmente. Una collezione sappiamo che si nasce che dici ok, voglio specializzarmi in quello, ma poi dopo sei sempre tu a decidere cosa prendi o cosa non prendi, no? Quindi non è detto che prossimamente vorrei registrarvi questo fantomatico video per mostrarvi tutti i Funko che regnano in questa casa. Con questo è veramente tutto, io spero che il filmatino vi avrà tenuto compagnia e vi sarà piaciuto. Un bacione, un abbraccio fortissimo, un po' al di fuori, ripeto, dalle tematiche, ma mi piaceva condividere anche queste cose, come ben sapete, uscire dalle tematiche è qualcosa che mi piace, mi stimola e mi piace anche farvi scoprire altri aspetti di me, oltre al mondo beauty che amo a 360, anche perché il canale che porto e che ho aperto dagli inizi del 2016 è Azzurra Fatta Persona in tutti i video. Quindi perché non uscire ogni tot fuori dalle tematiche? Non è che ho un contratto che dico, oddio, non posso uscire. Sono sempre io a decidere cosa portare, cosa voler condividere con voi che so che mi volete tanto bene come io voglio tanto bene a voi. Detto questo, noi ci vediamo domani 20:30 in maniera, ripeto, super esclusiva, sabato e domenica, poi rincominciamo il tram tram lunedì, venerdì 20:30, eh? Quindi solo ribadisco ancora di ancora perché non vorrei che poi vi sbagliate. È andata così sta settimana corrente. Poi ricominciamo il tram tram e niente, io vi saluto,
Vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo domani 20:30 con un nuovo filmato. Ciao!